Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per la TBR di settembre. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads. Trovate i link qua sotto in descrizione. La TBR di settembre è ricca di tanti libri, alcuni anche molto interessanti, quindi cominciamo subito. Primissimo libro, Fable di Adrienne Young, primo libro di una duologia in inglese conclusa, mentre in italiano è uscito attualmente solo il primo volume, Fable. Questa qua nello specifico è l'edizione Dreamerway, che era all'interno della box No Matter the Cost, vi lascio l'unboxing qua sopra nelle schede. Fable di Adrienne Young dovrebbe essere un libro nel mondo dei pirati, della pirateria. La protagonista, se non ho capito male, tra l'altro dovrebbe essere rossa, di capelli come me, e ho sentito solo recensioni super mega positive delle persone che conosco che l'hanno letto, lo hanno davvero adorato, e quindi questo mi ha fatto crescere un po' l'hype in generale. Se ne era parlato un po' sul Bookstagram quando era uscito in inglese, ma non so perché, non mi aveva mai ispirato particolarmente. È arrivata in Italia, questa edizione della Dreamerway è fantastica e quindi a settembre finalmente leggerò anche io Fable. So qualcosa della trama? No, so solo che c'entrano i pirati, non voglio leggere né sapere altro e questa edizione è fantastica, ha questa copertina originale, le pagine dorate, ma soprattutto la vera meraviglia è sotto. Questo libro, questa edizione è fantastica. Lo leggerò con i guanti di velluto per paura di rovinarlo, per paura di rovinare sia la copertina che la sottocoperta, però lo leggerò. Sono in realtà abbastanza curiosa, anche perché, ripeto, ho sentito opinioni super positive e quindi mi immergerò nel mondo di Fable. Aspettative medio-alte, devo ammettere. Lei dovrebbe essere uno strong female character, che è un tipo di personaggio che amo sempre leggere. Dovrebbe esserci la pirateria e di libri fantasy con i pirati io personalmente ne ho letti pochi. Apprezzo Pirati dei Caraibi, ma non sono una grandissima fan, quindi sono curiosa di vedere quanto queste vibes mi piaceranno. Quindi una delle letture quasi certe di settembre è proprio Fable. Prossimo libro, Il Sommo Incantatore 2, La Terza Arte, di Francesco Zamboni. Come collaborazione con la casa editrice di Zeta, che ringrazio, infatti mi hanno inviato la copia digitale del romanzo. Il Sommo Incantatore è una trilogia che io ho scoperto a Lucca Comics, vi lascio l'haul qua sopra nelle schede. L'anno scorso appunto a Lucca avevo acquistato il primo volume con tanto di dediche e autografo. L'ho letto di recente, proprio ad agosto, lo vedrete nel wrap-up appunto di agosto. Mi è piaciuto anche più di quanto mi aspettassi. Alcuni pezzi mi hanno dato un pochino fastidio, però in generale è stato un bel libro e sono curiosa di scoprire come continua la storia. E ringrazio ancora TZ per la collaborazione. Andrò a leggere proprio a settembre il secondo volume, appunto, La Terza Arte, dove dovrebbe andare avanti la storia del nostro protagonista Joras, un grande incantatore dotato di uno straordinario talento, particolarmente arrogante e talvolta impulsivo, con un interesse amoroso tra i personaggi che abbiamo conosciuto e un grande nemico, diciamo, oltremare. Una situazione un po' incerta. E da quello che ho capito dovrebbe anche aggiungersi un nuovo personaggio. E il titolo in realtà mi fa pensare anche a una terza forma di magia, perché si chiama La Terza Arte, quindi non lo so. Non chiedetemi perché, però io sto pensando che potrebbe esserci qualche sorpresa molto interessante a livello di sistema magico. Una delle cose che ho più apprezzato del primo volume è proprio stato il suo sistema magico, che divide incanto e magia. Sono due parole che spesso usiamo come sinonimi e qua invece in questo mondo sono due forme, due arti magiche diverse. L'incanto è una cosa, sfrutta il corpo, il flusso, diciamo, energetico attraverso il corpo, mentre la magia è qualcosa di mentale e ha, diciamo, meno limiti in qualche modo, è una forma di magia completamente diversa. Tra incantatori e maghi non scorre buon sangue e diciamo che nel primo libro le cose sono state un po' particolari, ci sono stati casini vari e in generale sono curiosa di scoprire come tutto questo andrà avanti. Ho apprezzato lo stile dell'autore, ho apprezzato la storia, i personaggi. Sono successe tante cose, c'è stata una bella crescita del protagonista all'interno del primo libro, sono curiosa di vedere come questo proseguirà all'interno del secondo. In generale sono curiosa di scoprire maggiormente la trama. Da quello che ho letto, diciamo, nella trama che c'è su Goodreads e che c'è anche dietro al libro, dovremmo avere appunto un nuovo pav narrante, un nuovo personaggio,
una ragazza che, se non ho capito, vive in un'altra regione. E queste due storie parallele, perché dall'altra parte dovremmo continuare a seguire Joras e i suoi amici, che hanno un ruolo ancora più importante di quanto non avessero prima. Comunque, questi incantatori, dovremmo avere queste due storie parallele che io spero si incontrino relativamente presto. Perché apprezzo avere il multipov, apprezzo avere personaggi separati, non mi dà troppo fastidio avere fili narrativi separati, fin tanto che questi fili si incontrano. Quando le storie sono troppo parallele per troppo tempo è una cosa che personalmente mi dà leggermente fastidio, mi fa apprezzare meno il libro in generale. È una cosa puramente personale, ma appunto, per me se le storie sono parallele per troppo tempo mi dà fastidio. Sicuramente spero si incontrino almeno all'interno del secondo volume. Se magari si incontrano, si incrociano per la metà o i tre quarti, sarei ancora più contenta. Per esempio, per farvi capire, per chi ha letto Re della Cicatrice e La Legge dei Lupi, abbiamo due fili narrativi paralleli per tutto il primo volume che si incontrano circa verso la metà del secondo. Ecco, quello per me è un pochino troppo. Spero che non mi troverò davanti a una situazione del genere. Questo credo sarà proprio in realtà anche uno dei primissimi libri di settembre. Prossima lettura, A Queen's Comes to Power, di Chloe C. Peñaranda. Secondo libro della saga di A Lady Comes to Rise, che ho scoperto essere una saga composta da 6 libri, di cui l'uscita del sesto volume in inglese è prevista per dicembre 2023, mentre in italiano è attualmente stato tradotto solo il primo volume per Queen Edizioni. Il libro sarebbe A Lady Comes to Rise ed è stato tradotto con il titolo di La nascita di un erede. Io l'ho letto direttamente in lingua inglese e vado avanti con la saga, appunto sempre in lingua, leggendo il secondo volume, A Queen Comes to Power. Il primo volume non mi era dispiaciuto, era una grande introduzione, forse fin troppo grande, ma riusciva bene a introdurre personaggi, mondo e qualcosina sul sistema magico. La protagonista mi piace, è un The Chosen One, che è una trope che io amo profondamente, una delle mie preferite di sempre, e sono curiosa di leggere la storia di un'altra prescelta in qualche modo. Lei ha tante cose ancora da scoprire, e sono convinta che nel primo volume non ci sia stato raccontato tutto. Ci sono state dette tante cose, ma tanto rimane ancora da scoprire. Tante cose non sono ancora chiare. Tante situazioni in realtà sono state aperte nel primo volume e non ancora concluse. Il primo si è in qualche modo concluso, ma lascia aperto tanto che succederà nel secondo volume. Il finale era abbastanza aperto, non era esattamente cliffhanger, però c'era qualcosina. E quindi sono molto curiosa di andare a leggere questo secondo volume, A Queen Comes to Power, che dovrebbe continuare a seguire appunto la nostra protagonista, che si trova in una situazione a dir poco scomoda, che però nella situazione in cui è ci sono tante possibilità. Nonostante questo, lei ha ancora un patto da mantenere. Ha fatto un patto nel primo volume per una cosa, deve insomma dare la sua controparte, e finalmente credo che avrà la possibilità di farlo. Nonostante questo mi aspetto ancora tante rivelazioni, perché sono convinta che succederanno cose. Voglio vedere il prescelto che in qualche modo è dietro questa protagonista, perché si è capito che lei è una prescelta, ma io voglio vedere qualcosa in più. Voglio vederla spiccare ancora di più e sono curiosa di vedere come continuerà la sua storia. È uno strong female character che non mi dispiace affatto, una ragazza che ama tirare di spada, che è molto brava in questo e che ha scoperto all'interno del primo volume di essere una Nightwalker, ovvero di avere questo potere magico. Potere magico che solitamente hanno solo ed esclusivamente gli elfi, e neanche tutti, è una cosa molto rara anche all'interno del popolo degli elfi, e un'umana proprio non dovrebbe averlo. Lei invece è una Nightwalker e in realtà particolarmente potente. I Nightwalker sono solitamente appunto fae che possono camminare nei sogni degli altri, possono visitare la mente degli altri durante il sonno, possono andare a vedere i loro ricordi, andare a cercare informazioni, possono vedere e guidare i loro sogni, ma possono anche ucciderli nel sonno. Lei in realtà è particolarmente potente perché può fare questo, ma può anche fare tanto altro. E non dico oltre per non spoilerarvi la trama del primo volume. Per questo secondo libro ho aspettative medie, nel senso che ci sono tante premesse molto interessanti, però allo stesso tempo il primo libro è stata una grande introduzione e non vorrei che il secondo fosse in qualche modo troppo simile o avesse le stesse dinamiche, nel senso che il secondo risolva qualcosina ma continui solo a introdurre o ad aggiungere pezzi risolvendo ben poco. Questo devo ammettere che mi dispiacerebbe molto, quindi spero che sia un libro che ci porta un po' più nel vivo della storia. Unico punto che mi lascia un po' confusa è la parte romance in qualche modo della storia, quindi le ship. Una ship è consolidata,
cemento armato, felicissimi, contenti così, bene, ignoriamola. La scelta della protagonista è qualcosa che mi fa un attimo venire dei dubbi, perché io purtroppo ho aperto TikTok, ho cercato il titolo di questo libro, perché in realtà volevo vedere le trope del primo. Poi mi è capitato anche sotto qualche aesthetic e l'ho apprezzato, ho visto anche qualche video fatto dall'autrice. E però il problema è che ho visto anche dei video e delle trope relative a tutta l'intera saga. E io in questo momento credo di essermi fatta uno spoiler. Credo di essermi fatta uno spoiler relativo all'interesse amoroso. Però mi viene il dubbio che non sia l'interesse amoroso della protagonista, ma di un altro personaggio che io ancora non conosco. In realtà il problema è che io non l'ho capito. Però so che c'è un altro personaggio che dovrebbe essere l'interesse amoroso di qualcuno. Quindi io non lo so. Il romance sono un po' confusa, appunto, perché da una parte credo sia un personaggio, anche se non ne sono del tutto convinta, e dall'altro mi sono fatta questo mezzo spoiler su TikTok che mi rende ancora più confusa, per cui lo scoprirò nel secondo volume, appunto, quando lo leggerò. Prossimo libro, Cinder, di Maressa Meyer, primo volume delle Cronache Lunari. Le Cronache Lunari sono una saga in realtà relativamente vecchiotta, non mi ricordo neanche quando è uscita, però è una saga abbastanza famosa. È stata tradotta in italiano tanti anni fa, ma le edizioni cartacee sono introvabili e sono introvabili da parecchi anni, oltre al fatto che personalmente quelle copertine sono anche abbastanza bruttine. Oscar Wilde ha ristampato le Cronache Lunari con, credo, anche una nuova traduzione, una nuova veste grafica e, se non erro, ha anche portato alcune novelle che erano ancora inedite. Comunque, ha tradotto tutto e li ha messi tutti insieme in due draghi. Devo ammettere, molto belli, anche se credo saranno molto pesanti. Questi draghi dovevano uscire alla fine di agosto, ma sono stati rimandati a settembre. La data di uscita attuale è il 19 settembre. Non lo so, vedremo quando usciranno, spero non vengano rimandate troppo perché appunto io vorrei leggere il primo volume. Io spero di riuscire a leggere il primo volume Cinder appunto a settembre. Non credo che prenderò il drago, credo che lo andrò a leggere in ebook, perché per quanto il drago sia bello, il problema è fisicamente leggerlo, nel senso che solitamente leggere quei draghi lì ti slocchi un polso. O quantomeno ci vai molto vicino. Perché quei libri sono davvero grossi, davvero pesanti. Sono bellissime edizioni da collezione, sicuramente acquistandoli si spende meno che prendendo tutta la saga in libri singoli, però da leggere sono per me relativamente scomodi. Quindi appunto credo che andrò sull'edizione ebook del libro. Tra l'altro il primo volume, appunto Cinder, è anche nella Fantasy Reading Challenge 23 per la trope Battaglia per il Trono. Io la trama delle Cronache Lunari non la so, perché l'avevo sentita tanto tempo fa e l'ho rimossa. Mi ricordo solo che ho detto ok, mi può piacere, le ho messe in wishlist dicendo prima o poi li leggerò. E quindi mi fido di una persona che le ha già lette, che mi ha detto che c'è una battaglia per il trono e quindi le inserisco all'interno della challenge. I singoli libri dovrebbero essere dei retelling di diverse fiabe classiche, però il tutto in chiave fantascientifica o sci-fi, quindi fantascienza fantasy. Sostanzialmente il primo Cinder dovrebbe essere un retelling di Cenerentola. Chissà, sono curiosa. A me la fantascienza non dispiace, sono una lettrice principalmente di fantasy, ma apprezzo anche la fantascienza, così come anche le cose a cavallo tra il fantasy e la fantascienza. Sono molto curiosa di leggere finalmente le Cronache Lunari, chi le ha lette le ha amate, e molti di noi invece sono lì che dicono ok, aspettavo solo la ristampa per leggerle. Settembre si spera effettivamente escano i draghi e settembre finalmente leggerò le Cronache Lunari, almeno spero. Mal che vada, le rivedete in TBR di ottobre. Prossimo libro, Poor Wings di Sara Rampado. Il secondo libro della trilogia di The Wings Saga, iniziata con Dark Wings, che è qua. Il libro è uscito il 22 di agosto, io non sono riuscita a prenderlo subito, non sono ancora riuscita a leggerlo, e quindi sarà credo tra i primissimi libri di settembre. Dark Wings l'ho amato, è stato bellissimo, mi ha conquistata 5 stelle, un libro fantastico che non smetterò mai di consigliare. E anche per questo inizio Poor Wings con aspettative abbastanza alte. Sono curiosissima di leggere come andrà avanti la storia, sono convinta che ci saranno grandi sorprese e avevo qualche teoria alla fine del primo volume, quindi sono molto curiosa di vedere come tutto questo proseguirà. C'era stato un piccolo cliffhanger finale e l'autrice ha detto che ci sarà un cliffhanger ancora più grande nel finale del secondo, ma che il terzo dovrebbe uscire all'inizio del 2024, quindi forse non dobbiamo neanche aspettare troppo.
Celia è la nostra protagonista, va in questa università inglese abbastanza esclusiva e nel primo volume aveva indagato insieme a Lailas su una serie di omicidi che c'erano al campus. Dopo una serie di plot twist, scoperte, rivelazioni, segreti, cose varie e beh, anche abbastanza suspense, abbiamo finito appunto con un cliffhanger e io aspetto diversi dialoghi, sono curiosissima di scoprire come la saga andrà avanti. Unico piccolo timore è che, trattandosi di una trilogia, il libro di mezzo soffra della cosiddetta sindrome del secondo libro. Quel classico secondo libro che poteva non esistere, che non serve a niente a nessuno. Diciamo che il timore c'è quasi sempre nell'affrontare un secondo libro, di trovarsi davanti a una situazione del genere. Qua, personalmente, è molto poca. È una possibilità, non lo nego, ma nonostante questo le mie aspettative rimangono abbastanza alte. Sono molto curiosa di scoprire come andrà avanti la storia di Celia e di tutti gli altri protagonisti che la circondano. Sono molto curiosa di scoprire cosa Sara abbia scritto. E mi dispiace non essere ancora riuscita a leggere questo libro, ma sarà tra i primissimi di settembre. Ho amato il primo e credo che amerò il secondo. Prossimo libro, Eldest, di Christopher Paolini. Secondo libro del ciclo dell'eredità, anche nota come la saga di Aragorn. Ho letto il primo volume ad agosto, ne parleremo meglio nel wrap-up, e per tanti anni ho detto che non volevo leggere la saga di Aragorn. Per tanti anni mi sono tenuta alla larga dalla saga di Aragorn. Una mia amica mi ha convinto, tra l'altro è partito un mini GDL in un mio gruppo di amiche, per cui siamo tutte insieme a rileggere la saga di Aragorn e per poi arrivare in tempo per l'uscita del quinto volume, che è Murtagh, che è previsto per la fine del 2023. Io ho apprezzato il primo volume di Aragorn, non è tra i miei libri preferiti di sempre, mi è piaciuto, ma ha uno stile a volte fin troppo descrittivo. È uno stile un po' lento, ma nonostante questo sono curiosa di vedere come va avanti, quindi darò una possibilità al secondo volume, appunto, Eldest. La saga è composta da 4 libri, di cui è in uscita però in realtà il quinto, che dovrebbe essere uno spin-off sul personaggio appunto di Murtagh. Credo prequel, ma non sono sicura. Dovrebbero continuare l'avventura di Aragorn, ma so che c'è il doppio POV. C'è il doppio POV e il secondo POV è quello di un personaggio che non credo sia spoiler, però non lo dico, sappiate solo che il suo nome inizia per R. Se sapete qualcosa di Aragorn potete immaginare chi è. Comunque questo personaggio dovrebbe avere il secondo POV narrante. Capitoli che, a quanto ho capito, sono tra l'inutile e l'assolutamente inutile. O quantomeno decisamente poco utili, però lunghi, descrittivi e comunque abbastanza noiosi. Li leggerò. So che mi piaceranno meno di tutto il resto, ma dettagli. Per darvi un'idea, vi ripropongo un confronto che mi ha fatto un'amica che ha già letto la saga, ovvero i POV di questo personaggio sono simili ai POV di Cowl. Questo personaggio è simile a Cowl all'interno del Trono di Ghiaccio, che è uno dei personaggi più detestati all'intero fandom, uno dei personaggi meno amati dall'intero fandom. Le vibes dovrebbero essere quelle, quindi diciamo che non parte con ottime premesse. Ammetto di avere voglia, ma non troppa, di leggere Eldest. Il primo volume è stato un mattonazzo e un po' lentuccio. Leggerò il secondo, però credo sarà tra gli ultimi libri di settembre e si vedrà. Spero mi piaccia, spero che i personaggi narranti non siano troppo noiosi, lo scopriremo, e quindi anche Eldest. Prossimo libro, passiamo a Romance, sempre una nuova uscita di settembre, uscita prevista il 5 settembre per Newton Compton, e sto ovviamente parlando di Una ragazza d'altri tempi di Felicia Kingsley, il nuovo romanzo di Felicia Kingsley che questa volta dovrebbe contenere al suo interno un mini viaggio nel tempo. La nostra protagonista dovrebbe ritrovarsi nell'Inghilterra di fine 800 ed è una classica storia alla Felicia Kingsley, dovrebbe trattarsi di un romance new adult. Le trope del nuovo romanzo dovrebbero essere romance regency, mystery, viaggio nel tempo, found family, rivals to lovers, only one bed, morally grey hero, touch her and die, ovvero tocca lei muori. Dovrebbe avere capitoli corti e Taylor Swift references. La maggior parte di queste sono trope che io adoro. La only one bed, bellissima, un grande classico che sono sicura che ameremo. Anche il tocca lei muori ha il suo fascino. Il time travel non è tra le mie cose preferite, purtroppo. I viaggi nel tempo, nei film, video, serie TV, qualsiasi cosa vogliate di fantascienza, tendo
tendono a piacermi decisamente poco. Perché personalmente devono essere gestiti molto 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 bene. Cioè devono avere regole rigide, perché c'è anche sempre dietro l'angolo il cosiddetto effetto farfalla, che se da una parte è sempre un problema, spesso viene ignorato, o almeno quando fa comodo, e a me dà fastidio quasi sempre. Sia che venga ignorato, sia che venga considerato, e quindi i personaggi non possono fare niente per evitare questo effetto comunque. Sempre, c'è sempre dei casini quando si fa i viaggi nel tempo. A quanto ho capito, nel libro di Felice dovrebbe essere una cosa abbastanza tranquilla e semi-accidentale, cioè lei non si sa bene per quale ragione dovrebbe andare indietro nel tempo e poi si innamorerà di un personaggio dell'epoca e dovrà poi decidere se restare lì o tornare al presente. Quindi dovrebbe essere un singolo viaggio nel tempo, il tutto abbastanza accidentale e spero con un minimo di logica dietro, perché appunto il viaggio nel tempo non è qualcosa che amo. Però questo ci permette in realtà di avere qualcosa ambientato nell'epoca Regency, che è abbastanza interessante. C'è del potenziale, c'è decisamente del potenziale, qualcosa di molto interessante. Sono curiosa di leggere questo nuovo libro di Felicia Kingsley. Io di suo non ho letto tutto, mi mancano ancora diversi libri, e tra i recuperi e le nuove uscite ho intenzione di andare avanti. A settembre credo che leggerò quello nuovo, per poi continuare nei prossimi mesi a leggere quello che mi manca di suo. È un'autrice che mi ha conquistata, l'ho conosciuta a gennaio, quando ho acquistato un suo libro, ovvero Ti aspetta Central Park, che ho amato. Da lì ho capito che Felicia Kingsley di solito scrive qualcosa che mi piace e pian piano mi sto recuperando tutti i suoi libri. Qua vedete qualcosina. Altro libro romance che forse leggerò, non so se ne avrò esattamente il tempo, ma se ne ho voglia lo prendo in mano e lo leggo, è Icebreaker. Libro che era mezzo andato anche nelle scorse TBR, libro che è lì da un po', che gira e rigira, che dico prima o poi lo leggerò. Ed è un libro dove lui pratica hockey e lei pratica pattinaggio sul ghiaccio. È un libro secondo me molto interessante che arriverà anche in traduzione per Oscar Wilde. Io lo leggerò direttamente in lingua inglese. L'ho visto girare sul BookTok. Non lo so, prima o poi lo leggo. Ultimo libro di questa TBR è in realtà in forse, perché non so se avrò il tempo e in realtà anche la voglia di leggerlo. E sto parlando di Sotto la porta dei sussurri di TJ Klune. Libro che ho messo tolto dalle TBR da gennaio quando l'ho acquistato, libro che ancora non sono riuscita a leggere. Io solitamente non sono una lettrice che va in base al mood. Leggo quasi sempre fantasy, ogni tanto, solitamente completamente a caso, prendo in mano romance. Leggo principalmente fantasy, passo da una saga all'altra, tendo a leggere le saghe tutte insieme, di fila o al massimo un libro al mese, ma di solito non ho particolari mood. Fa eccezione TJ Klune, perché per leggere questo libro devo essere in un mood da ho voglia di fan family, ma ho anche voglia di piangere. Perché sono consapevole che questo libro mi farà piangere e anche tanto, un po' come è stato con La casa sul mare celeste. Quindi devo sostanzialmente averne voglia. Ed è un libro che tra una cosa e l'altra appunto non sono ancora riuscita a leggere. Dovrebbe essere simile, sebbene diverso, dalla casa sul mare celeste, dovremmo avere sempre una fan family e sempre tanti lacrimoni. È TJ Klune, fa commuovere, mi farà piangere sicuramente, ho delle aspettative medie, anche perché quando ero uscita avevo sentito che era leggermente meglio La casa rispetto a questo, ma sono comunque curiosa di leggerlo. È un libro che mi ispira, ma che tra una cosa e l'altra non sono ancora riuscita a prendere in mano. E sono sicura che è un libro che scaldi il cuore mentre ti fa piangere tantissimo e fa finire scatole e scatole di fazzoletti. Sono curiosa di scoprire nuovi personaggi di TJ Klune, sono curiosa di leggere qualcos'altro di suo, ma allo stesso tempo devo essere in mood, devo averne voglia e non è ancora capitato, quindi eccolo di nuovo in TBR, anche se è in forse. Questa TBR si conclude qua, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate i link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!